Nei miei libri, sono basati su incontri che possono essere diretti o indiretti, nel senso che alcune persone sono morte, loro sono andate a cercare dei parenti loro o delle persone che li avessero conosciuti. Ad esempio, ho parlato con il figlio di Pertile, perché Pertile era già, e ho parlato con la nipote di Toscanini, e così tutta una serie di personaggi morti negli anni 50, così sono riuscito a contattarli tramite il figlio o il nipote. A Toti del Monte l'ho contattata tramite il nipote che sta a Roma. Addirittura sono riuscito a contattare persone morte da molto tempo tramite dei pronipoti che in qualche modo avevano avuto una conoscenza diretta. L'unica persona di cui non ho avuto un contatto diretto con dei discendenti, che la ricordassero, è la Malibranna, che entra in questo libro perché è una persona assolutamente straordinaria e perché io sono forse stato l'unico che è andato a vedere uno dei luoghi speciali da cui lei è passata, che è, e vedremo la storia. Quindi sulla Malibranna, cosa possiamo dire? Che è morta giovanissima, 28 anni, per una caduta da cavallo, si dice, che era venuta però vari mesi prima della sua morte, e c'è anche una ipotesi che in realtà sia stata avvelenata dal marito, che era un po' geloso, che soprattutto non amava il fatto che lei era generosa dei suoi guadagni, quindi regalava i soldi facilmente per aiutare teatri, per aiutare persone, e aveva anche l'intenzione di investire i suoi soldi in una scuola per cantanti di grandi capacità ma che non avevano i soldi per pagare le lezioni ed altro. E c'è la possibilità, c'è una certa evidenza che sia stata avvelenata dal suo medico e così via. Bene, lei viene da una famiglia speciale, ha una storia molto speciale, e qui mi limito a ricordare alcuni episodi che riguardano. Uno riguarda Bellini, che si era innamorato di lei e che si erano incontrati in Inghilterra quando fu presentata un'opera che veniva cantata in un modo incomprensibile tranne quando la cantava la Malibran, e Bellini divenne molto amico, voleva scrivere un'opera dedicata a lei, ma niente, non erano di questa terra, la loro vita scomparve prima dell'attuarsi delle loro speranze. Lui si era innamorato della Malibran e morì esattamente un anno dopo, nello stesso giorno di un anno dopo della morte della Malibran. Un episodio notevole è quello relativo alla ricostruzione del teatro Malibran, dove il teatro che adesso si chiama Malibran a Venezia, che era il teatro San Giovanni Crisostomo, in disuso, ricostruito da un impresario che spese molto, aveva dei problemi di soldi, e gli chiese di cantare la Sonnambula per 3.000 lire. Lei accettò, preparò i cantanti. Durante la recita il tenore vicino a lei si sentì mancare, lei gli disse stai tranquillo e cantò la sua parte lei stessa. Lei aveva una straordinaria ampiezza vocale, credo di 3 ottave o anche di più, e cantò finché lui si riprese, e lei niente, poi rifiutò di essere pagata e lasciò i soldi all'impresario. Poi c'è questo episodio, quello in cui lei doveva cantare a Milano e doveva raggiungere Milano dalla Toscana, dove aveva pure cantato, ma era scoppiato il colera e sono bloccati i passaggi tra i vari stati italiani, e lei allora con le sue 2 carrozze pagò dei contadini perché l'aiutassero a entrare nello stato di Modena, di Parma, per il passo della Spolverina, che era un passo dove non passavano le carrozze, e quindi per far passare le carrozze fu impiegata una settimana,
e con l'aiuto di una quarantina di pastori, di buoi e di altri, perché c'era una carrozza sua e quella e un'altra che la seguiva con il materiale, che in certi punti le due ruote stavano sul sentiero e due ruote sul vuoto, e lei cantava ogni tanto e visse questa impresa come una piacevole avventura, cantando per i pastori della zona. E questa è una cosa che ricorda Richter, il quale ogni estate partiva con la sua auto da Mosca per Vladivostok, attraversando tutta la Siberia, fermandosi dove trovava e cantando su qualunque tipo di pianoforte trovasse, lungo i 10.000 km, un percorso che richiedeva circa un mese. Ecco, la prima biografia della Verlaine, della Malibrana, su cui ce ne sono tante, è stata scritta dalla contessa Verlaine e attualmente è in corso la traduzione in italiano da parte del mio editore. Questo è. Altro personaggio importante che ho, diciamo, intervistato in questo caso tramite dei nipoti, è ovviamente Scialiapi, che secondo Toscanini dichiarò il maggiore di tutti i cantanti che avessero cantato con lui. E sono arrivato a un contatto, a un ricordo di lui, di due figlie. Lui ebbe due mogli e una dozzina di figlie, complessivamente dalle due mogli, ed esistono in vita una figlia dalla prima moglie che ha superato i 90 anni e l'altra più giovane. Quindi la seconda moglie è Lidia Liberati, che è stata fra l'altro la figlia del creatore di Cinecittà, il quale sfuggì, poi fu ricercato per essere fucilato al termine della guerra, ed è uno di quelli che hanno riuscito ad evitare la fucilazione andandosi in Svizzera. Dunque, Scialiapin era un russo che ha avuto una giovinezza molto difficile, anche perché il padre era un ubriacone, a un certo momento ha avuto molti problemi. A un certo momento si trovava a Baku e aveva deciso di togliersi la vita. Era entrato in un negozio di armi, si fece dare una rivoltella e disse esco fuori a provarla, voleva spararsi, ma appena uscì fuori fu riconosciuto da un imprenditore italiano limico che era a Baku con la sua equipe, e gli disse: oh, ma tu senti, vuoi cantare con me? In questo modo è sfuggito al suicidio. E poi vabbè, c'è tutta una storia molto complessa. Lui è andato a Leningrado, non era ancora Leningrado, San Pietroburgo, fu sentito da uno specialista di voci che gli disse che era una voce straordinaria, però era tutta da preparare e così via. E iniziò questa sua carriera finendo anche alla Scala, dove si sentiva emozionato. Si trovava a Parigi, ebbe un invito dalla Scala da Toscanini a cantare nel Mefistofele. Lui si sentiva molto emozionato di andare da Toscanini, di andare in Italia, e sparò una richiesta di un cachet enorme, sperando che lo avrebbero rifiutato, invece lo accettarono senza problemi. E come fu accettato un cachet enorme al Metropolitan della Callas, che però glielo pagarono un biglietto da un dollaro, per cui erano alcuni metri cubici di dollari in sacchi, eccetera, eccetera. Così. E niente, lui andò, accettò, e c'è questa storia notevolissima di quello che è successo alla prova del Mefistofele. La prova iniziò con il canto simile al mormorio, gli artisti, fra cui John e Caruso, cantavano a voce bassa, Scialiapi si adeguò
Il direttore lo guardò furibondo, era un uomo di poche parole, sorrideva poco, correggeva il cantante spavente senza risparmiare alcuno. Questo era il Toscanini, un uomo che conosceva il suo mestiere e non accettava obiezioni. A metà della prova si rivolse a me, qui è dalla sua autobiografia, chiedendo con voce rauca se intendevo cantare l'opera come la stava cantando allora. Certamente no, rispose imbarazzato. Bene, non ho ancora avuto l'onore di andare in Russia a ascoltarvi, quindi non conosco la sua voce. Per favore sia così buono da cantare come intende farlo durante l'opera. Capì che aveva ragione e cantai piena voce. Spesso interruppe gli altri cantanti per dare consigli, mai disse una parola a me. Non sapevo come interpretare questo fatto. Il giorno dopo la prova fu al foyer, una bella sala con le pareti adorne di quadri e ritratti. L'atmosfera dava soggezione e pensavo quanti artisti ha visto questa sala. La prova iniziò con il prologo dove cantai a piena voce. Quando ebbi finito, Toscanini si fermò per un po' con le mani sulla tastiera, inclinò il capo e pronunciò una sola parola, con voce molto rauca, bravo. Non lo attendevo ed ebbe l'effetto di un colpo di pistola. Dopo un po' capì che si riferiva a me, esaltato, e cantai con enorme entusiasmo, ma Toscanini non disse altra parola. Dopo la prova il direttore mi comunicò che ero piaciuto moltissimo il direttore. E Toscanini disse che Scagliardini era il migliore di tutti i cantanti con cui aveva cantato nella sua non breve carriera. Anche per, e non solo per la voce, ma c'è da dire anche per il modo, la sua interpretazione, che era assolutamente straordinaria. Quindi, continuando quello che è successo in questo Mefistofele, Toscanini ebbe problemi con la Klak, che in Russia non esisteva, e che lo applaudì anche se non aveva pagato, perché se uno non pagava magari non si applaudiva. Quando iniziò l'opera mi sentivo nervoso come nella mia prima performance a Ufa, che è sugli Urali. Vedevo il vasto auditorio come attraverso una nebbia. Cantai senza sentimento, con il massimo della voce. Quando finì sentii un forte suono, come se fosse caduto un pezzo dello scenario. Poi capii che veniva dal pubblico, che qualcosa di incredibile stava accadendo. Il pubblico era impazzito, aveva interrotto il prologo a metà. Non riuscivo a stare in piedi, con il cuore pieno sia di paura che di gioia. Si avvicinò Toscanini gridandomi: continua, inchinati. Altri tempi forse. Allora, nella prima parte di questo libro, che è il secondo mio volume, allora c'è la Magna Sciagliardi, Gigli, la Muzzo, la Cigna, Virginia Zeani, Rossi, Lemini. Allora, quando ho scritto queste note, la Zeani aveva 93 anni, ne ha compiuti adesso 96 ed è ancora in ottime condizioni, anzi mi dice che non si è mai sentita bene come adesso, ecco così. E mi aveva detto: allora fammi chiamare da Mario Lanfranchi, che è stato per 4 anni il suo uomo. Sono stati insieme 4 anni, Mario Lanfranchi è stato un conquistatore di donne, e qui devo dire che la Zeani lo lasciò una volta che lo trovò a letto con la Magda Olivero. Ecco, quindi, vabbè, poi Lanfranchi ha sposato la Moffo, e interrompendo dopo una quindicina di anni il matrimonio, anche perché la Moffo amava i vestiti più che lui, comprava così tanti vestiti che aveva riempito di vestiti tutto il suo palazzo, che si trova vicino a Parma, ecco, quindi gli ha regalato poi tutti i vestiti. Bene, salto un po' di personaggi. La Zeani la sento abbastanza spesso quando riesco a prendere la linea telefonica. Adesso vive in Florida, prima viveva in una villa molto bella vicino alla quale stava il figlio medico e il nipote. Adesso si è trasferita in una di quei residence di lusso, e così.
ha scritto una autobiografia in, in rumeno prima. Io sono stato contattato dal vescovo Mircea Eliade, rumeno, che è vicino a lei, ed è stato poi anche tradotto in italiano. Sapete che sposò Rossi Nemeni, che è morto relativamente giovane. Poi nel libro c'è una serie di personaggi, alcuni molto noti, altri meno noti. Fra questi uno dei più notevoli è sicuramente Hugues Quenot, che è morto a 108 anni di età. È quindi uno dei più anziani nel mondo della lirica, e ci sono anche, non so, Lina Bruna Rasa, molto speciale. Ecco, vediamo un po'. Ecco, quello che posso ricordare è Hugues Quenot, che era qui stato maestro di Righetti, che è un pianista italiano, il quale si ricorda lui a, per perfezionare alcune liriche di Milò. Quenot è stato uno specialista soprattutto di musica lirica francese del Novecento, grande come espressività, non particolarmente grande come qualità della voce, e personaggio importante per la musica francese, come dicevo. Aveva conosciuto tutti i musicisti posteriori a Debussy e a Ravel, aveva molte lettere di Stravinsky, e era uno specialista più che nella pronuncia e tutta una serie di certi fatti: memoria lucida, spirito combattivo, padronanza di sé. Aveva allora 98 anni e ha cantato fino ai 107 anni. Sicuramente non posso parlare di tutti i 108, quindi salterò alcuni personaggi soffermandomi sopra altri particolari. Ecco. Lina Bruna Rasa è un caso particolare, perché era malata di una schizofrenica, e lei per l'inizio della carriera andò avanti con questo problema per molti anni, finché a un certo momento dovette essere chiusa in una casa di ricovero vicino a Milano. E io ho avuto informazioni da lei, da quello che è stato negli ultimi anni il suo medico Zamporri, uno psichiatra milanese. Dice che Bruna Rasa dormiva in una grande camerata, suonava il pianoforte, era riservata, un po' spenta, taceva del suo passato di stella della lirica, mai parlò di Toscanini o Mascagni. Ogni tanto veniva visitata dalle colleghe, in particolare dalla Signorata e dalla Favero, che le portavano sigarette e spesso la portavano alla Scala. Ecco. E, va bene, questa è pianista, specialista in Mascagni. Quirino Principe, che ha una certa età attualmente, ha un figlio professore di pianoforte a Novara, è uno dei più raffinati musicologi e letterati, specialista di Mahler e di Wagner. Gli ho regalato un telegramma che Wagner aveva ricevuto,
da uno dei pianisti, dei direttori italiani che eseguivano le opere di Wagner. Uno di 7 telegrammi che io ho trovato a casa della nipote di Toscanini quando andai a intervistare sul nonno, era la nipote che aveva l'abitudine di buttare via tantissime delle cose che possedeva, quindi aveva un mucchio di materiale che stava buttando via, mi ha detto prendi quello che vuoi, presi un atlante, che sicuramente era l'atlante del nonno perché era stato molto utilizzato, e presi un pacco di fotocopie di lettere di Puccini e detto questo c'erano 7 telegrammi di Wagner mandati ai direttori italiani, quando ricevuti da direttori italiani nel periodo in cui Wagner per motivi di salute veniva in Italia, di solito andava a Palermo a curarsi, a prendere il sole e così via. E fra questi niente, ne avevo dato uno a Quirino Principe, e Quirino Principe mi ha detto che era il telegramma, questo era, non era di uno dei direttori ma era di una amante di un amante di Wagner, e che quando questo telegramma, l'amante di Wagner, e che Wagner era morto di un infarto dopo che sua moglie Cosima Liszt aveva saputo di questa storia e aveva saputo che Wagner aveva invitato questa signora che era una cantante a casa loro per dargli delle lezioni. Quindi Cosima si arrabbiò furiosamente e di lì a qualche ora Wagner ebbe un infarto e morì. Bene, Wagner, Quirino Principe, è un autore molto sofisticato, stava scrivendo, e non so se l'abbia terminato, il terzo volume della sua opera su Wagner. A me disse che il suo compositore prediletto era Schumann, la cui musica, beh, i suoi giudizi sono tutti molto sofisticati, non di ovvia interpretazione a volte. La musica di Schumann assomiglia al profumo dei tigli di una certa via di Gorizia dove abitava un Natale di cui ero innamorato. Posso dire che io sono una microscopica parte dell'archetipo umano di cui quell'uomo è stata la più alta realizzazione. Daniele Barioni è uno delle stelle della lirica che hanno superato i 90 anni, con cui sono in contatto attualmente. È sui 92 anni, sta a Ferrara, l'ho incontrato un paio di volte, è stato un pianista, un tenore che ha cantato per una quindicina di anni al Metropolitan, smettendo quando è morta la moglie che era Vera Franceschi, una pianista di grande valore, che io ho visto ricordata da una pianista genovese che ogni tanto viene a cantare a Milano alla Casa Verdi, che è la pianista che è attualmente il pianista che sposò Ostrovsky, Miecio Ostrovsky, il quale aveva 89 anni quando, dopo aver conosciuto la giovane per molti anni, decise di sposarla, ritenendo che il matrimonio sia una cosa seria e bisogna essere maturi quando ci si impegna, e morì poi a 101 anni suonando per l'ultima volta a 100 anni di età. Ostrovsky, che era un pianista polacco molto amico di Toscanini. Bene, la sua moglie, Vera Franceschi, gira il mondo suonando il ricordo del marito, e ogni tanto, abbastanza spesso, viene a suonare a Milano alla Casa Verdi. Thank you.
Questa è la più giovane intervistata, una certa Eleonora Filipponi, che sentì cantare in un piccolo teatro di Milano, presentata da una appassionata di lirica che anche finanzia giovani così che iniziano la loro carriera. Una signora che ho conosciuto presso l'Associazione Amici della Scala a suo tempo, che adesso si è spostata a Como, e ha una voce bellissima. Questa è Filipponi, adesso ha in carriera abbastanza avanzata, credo che canterà prossimamente alla Comunale di Bologna. Allora aveva, era giovanissima, di 23 anni. Altro personaggio così che non è forse ufficialmente da considerare nel mondo della lirica, ma che può essere inserito perché è stata una grande cantante di canzoni napoletane, è Miranda Martino, e le canzoni napoletane furono considerate da Wagner come i leader italiani, e da questo punto di vista i leader rientrano nel campo della lirica, ecco. E quindi lei è la sorella del soprano Adriano Martino, sta a Roma, attualmente ha 90, prossima ai 90 anni, l'ho vista anche recentemente, e è autrice di un bellissimo, di una raccolta di canzoni napoletane su musica di Morricone, che era suo grande amico, e l'ho incontrato un paio di volte. Questo è nel luglio di quest'anno, ci siamo incontrati. Questa è un'altra. Direi che in un'ora è assolutamente impossibile, devo fare una selezione. Quindi alcuni li vedete qua, poi ovviamente sono presentati nel libro in dettaglio. Bene, Anna Maria Pizzoli, sono arrivato a lei e ad altri considerando l'elenco dei concorsi ASL, dei vincitori dei concorsi ASL, di come ho fatto un centinaio di telefonate, di quelli che sono riuscito a trovare, e alcuni sono entrati in una grande carriera come la Pizzoli, altri dopo un po' avevano smesso e altri sono risultati irraggiungibili. Quindi Anna Maria è stato uno dei contatti più interessanti per le collaborazioni che si sono avute, gli incontri, per tutta la sua esperienza, poi le realizzazioni che ha fatto in Italia, in Corea e all'estero, quindi, le sue qualità bene le conoscete. Questo è un soprano che ha avuto una carriera breve ed è morto un anno fa, catanese, vicino di Catania. Una carriera breve perché ha avuto un'operazione che le ha rovinato le corde vocali ed era nota per la grande potenza della voce soprattutto, oltre che anche per delle qualità drammatiche. Ecco, quindi. Poi qui c'è un elenco di cantanti che erano ancora in scena quando ho iniziato, non tutti diciamo di fama, perché ci sono persone interessanti anche se non sono particolarmente di fama. Quindi questa ragazza la incontrai per caso a un evento organizzato
da una radio privata, ed è una nipote di Caruso che, andando il suo padre e il suo nonno in Svizzera, cambiarono il nome in Carusi, ed è soprano di notevoli qualità comunque. Silvia McNay è stata la prima allieva di Virginia Zeani a debuttare al Met. Al Met hanno debuttato 18 allievi della Zeani, e sono stato ricontattato da pochissimo da lei dopo anni. Tra l'altro non ha avuto neanche la copia del libro, perché a un certo momento deve aver cambiato indirizzo e poi ha avuto dei gravi problemi di salute, e mi ha recentemente ricontattato. E a Parigi sono arrivato su indicazione Maria, e Bettarigi è il nome d'arte. Il suo nome è vero? Non lo so, non lo conosco. Gabriella Quacquarelli. Ok. La Dina Mazzola Cavazzini è un personaggio un po' complicato, difficile da interagire, comunque adesso sta studiando per laurearsi, dopo tutta una carriera abbastanza autonoma, così si è molto impegnata con i suoi risultati. In questo momento sta cercando di prendersi anche una laurea. E questa è invece Gina Lollobrigida, che è stata contattata da me dopo che ebbe il numero di telefono da Tosi, che era il personaggio che ha una grande collezione di materiale della Callas, ed era presente, bene la conosceva, mi passò subito il suo telefono e lei mi rispose senza tante difficoltà, e ci siamo con questo circa, ormai sono quasi 10 anni. L'ho anche incontrata in un'occasione importante, quando ho fatto la presentazione di questo libro ad Arezzo. Lei è venuta, la gente era interessata più a parlare con lei che al contenuto del libro. È venuta, ha voluto che una Mercedes andasse a prenderla a Roma, la portasse ad Arezzo, poi la riportasse la sera stessa. E lei mi ha regalato un suo ritratto di Madre Teresa, di cui è stata amica a lungo, e così siamo in contatto. Lei è entrata anche nel mio libretto d'opera, nella parte iniziale del terzo atto. Quindi Gina, come cantante, aveva iniziato la sua attività artistica come cantante, come soprano al conservatorio, e fra l'altro nel film La donna più bella del mondo è lei che canta Dissi d'arte, cosa che molti, addirittura giornali francesi, avevano dichiarato impossibile, e lei allora disse: bene, io canto davanti a voi, e cantò in uno dei teatri francesi. E anche molto bene. E ci sono alcuni che dicono che ha cantato benissimo, proprio in Vissi d'arte, anche, diceva, anche meglio dell'Olivero, forse l'ho visto, ma qualche aneddoto sulla Gina o i cantanti lirici? Beh, adesso ce ne sono vari. Adesso io l'ho sentita molte volte al telefono. Ultimamente non mi risponde, anzi ero stato a Roma per portarle il libro, il mio libretto d'opera, in cui ci sono due passaggi dedicati a lei, ma così non siamo riusciti a sentirla, perché c'è un problema legato, ci sono due persone che l'assistono, uno di questi è stato accusato dal figlio di aver preso delle cose da casa sua, avere venduto quadri e altre cose, c'è di mezzo un processo in questo momento. A lei lo dice i cantanti, perché
Non lo vogliono sapere, infatti. Beh. Dunque, io ho scritto un libretto d'opera, che è quello che è stato orchestrato da Vittorio Vedovato, La Tumbusca Misteriosa. Ho in mente un altro libretto d'opera, il cui titolo sarebbe Gina e Maria, non tutte le divine vivono lungo, dedicato a Maria Callas e a Gina Lollobrigida, la quale attualmente ha una certa età, ha superato i 90 anni e ha avuto una zia che è vissuta a 112 anni, e la zia mi ha detto: tu vivrai più a lungo di me. E quindi la Gina Lollobrigida, che ha lavorato in tanti campi, cominciando con la lirica, poi con il cinema, poi con la fotografia, 20 anni di fotografo nei paesi poveri, poi con la scultura, e ha, dopo 12 anni di lavoro, ha aperto una mostra con decine di sue sculture, e adesso sta lavorando alla sua autobiografia, quindi entra anche nel settore della letteratura, quindi avrà bisogno di alcuni anni ancora per terminare questo. Quindi. Bene, io direi che mi fermo qui perché ho parlato lungo. Siamo delle ore al telefono perché mi racconta sempre tutto, per chi lo intersegno qualsiasi cosa io voglia chiedere a lui. Ora, se qualcuno vuol fare le domande, lui è particolarmente portato su temi religiosi, su temi di astronomia, su temi musicali, su temi aiutami Emilio, perché non mi ricordo. Dovrebbero avere un momentino adesso. Sì, certo. Scusi, perché i suoi libri sono fuori? Perché mi apre questo? I suoi libri sono in Italia inaccessibili. Grazie, dottore. Sapeva che la zia è il dottor San Giniti, nella nostra 112 anni. Cosa vuoi? Vuoi questo oppure acqua? No, cos'è? Questo è freddo. Va bene, con il freddo. Può dire? Certo, grazie. Ma penso a questo che è freddo. Allora, grazie. Di vuoi parlare di Fabio? Di? Non lo so. Mario. Di? 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 Di?